Ciao a tutti, oggi sono qua per aggiornarvi sulle mie ultime letture, parlando di libri fumetti che ho letto nell'ultimo periodo, cosa sto leggendo in questo momento e cosa programmo di leggere dopo. Allora, iniziamo subito con un libro di cui mi avete chiesto tante informazioni al riguardo e spero di non deludere le vostre aspettative, ovvero Le Braci di Sándor Máray, edito da Adelphi al prezzo di 10 euro. Questo è un libro di un autore ungherese che provavo di leggere da veramente tanto tanto tempo perché ne avevo sentito parlare benissimo ovunque, mi era stato caldamente consigliato, quindi avevo aspettative abbastanza alte. E sono rimasta abbastanza delusa da questa lettura. La storia in pratica è un monologo di un uomo di 70 e qualcosa anni che dopo più di 40 anni rincontra un suo vecchio amico di infanzia. Fra i due c'era una grandissima amicizia, erano veramente inseparabili un tempo, poi è successo qualcosa che li ha allontanati. Si cerca quindi di indagare questo qualcosa, i motivi che hanno portato questi due uomini ad allontanarsi sempre di più e a risolvere, diciamo, delle questioni in sospeso. Mi aspettavo qualcosa di più da questo romanzo a livello psicologico, emotivo, a livello di trama, insomma, in generale mi aspettavo qualcosa di più. È sicuramente interessante perché si entra nel profondo nelle vite di queste due persone, in particolare nella vita del protagonista, si rivive assieme a lui quelli che sono state gioie ma anche fortissimi dolori, tutto inserito in un contesto un po' particolare, quello della guerra in Ungheria, quindi per certi versi è stata una lettura interessante, ma per altri versi mi ha un po' annoiata. E mi dispiace tanto perché speravo veramente che mi potesse permettere di conoscere un autore nuovo, cosa che è effettivamente successa, e speravo di adorare questa lettura. Probabilmente anche semplicemente gusto mio personale, il fatto che avessi delle aspettative o che mi aspettassi semplicemente una storia un po' più movimentata e non così, tra virgolette, sedentaria. Le tematiche affrontate sono sicuramente interessanti perché si parla di ricordo, di tradimento, il dolore, le cose non dette fra due persone che si portano avanti per tanti tanti anni. Leggerò sicuramente qualcos'altro di quest'autore, anche perché mi è stato regalato La donna giusta, se non sbaglio, quindi spero che quella lettura mi stimoli un po' di più. Andando avanti, ho letto Papà bandito di David Walliams, edito dall'Ippocampo al prezzo di 16 euro. Questo è un libro per bambini, ragazzi, di cui ho parlato in un video dedicato ai giovani lettori, ma non solo, perché infatti questo libro mi è piaciuto tanto, mi ha sorpresa e penso che possa essere una lettura da non etichettare semplicemente per bambini. Il protagonista di questa storia è un bambino e suo padre, un pilota di automobili che in seguito a un incidente perde una gamba, non può quindi più guidare come un tempo, perde il lavoro e si ritrova in difficoltà, fa fatica a portare avanti la famiglia, viene lasciato dalla moglie, quindi rimangono semplicemente lui e il figlio. Per potersi mantenere, purtroppo finisce per immischiarsi in affari abbastanza loschi e poco legali. È una serie che ho trovato per certi versi molto tenera perché mi è piaciuto veramente tanto il rapporto padre-figlio, sono praticamente due amici inseparabili e l'ho trovata una cosa veramente molto molto carina all'interno di questa storia. Mi è piaciuto anche il fatto che non fosse una storia stereotipata, si va contro tanti luoghi comuni all'interno di questa storia, mi è piaciuta anche la presenza di tematiche LGBT e poi è un'avventura, diciamo, spassosissima, ci sono tante immagini, tanti disegni all'interno della storia. Mi sono piaciuti, mi è piaciuto anche il font utilizzato, è veramente molto di intrattenimento e può piacere tantissimo secondo me ai ragazzi. Essendo poi il padre un pilota ci sono tante scene di inseguimenti, avventure su quattro ruote, insomma è veramente una storia super dinamica e mi è piaciuta per questo. Mescola secondo me momenti un po' più emotivi, personali, a scene più divertenti, quasi comiche, e è stata una lettura quindi molto di intrattenimento, molto piacevole. Ho letto poi La spaventosa paura di Epiphanie Frayeur di Gautier et Lefebvre, edito da Tournois al prezzo di 17 euro. Anche di questo fumetto vi ho già parlato in un video che vi
vi lascerò linkato nelle schede qua sotto in descrizione. La storia parla appunto di Epiphanie, una bambina di 8 anni e mezzo, e della sua paura, che anche lei 8 anni e mezzo. È una sorta di ombra che la segue, perché lei è terrorizzata veramente da qualsiasi cosa. E in questo fumetto affronterà una sorta di percorso, cercherà un dottore che la possa aiutare ad affrontare la sua paura e si imbatterà in una serie di figure molto buffe e divertenti che mi hanno ricordato un po' quelle di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ma per affrontare veramente le sue paure non dovrà fare affidamento sugli altri, ma semplicemente contare sulle sue sole forze. È una storia che ho trovato molto tenera e delicata, parla di paura, quindi chiunque ha paura di qualcosa, chiunque si può vedere in Epiphanie. Questo fumetto ha dei tocchi un po' da favola. Ho apprezzato tantissimo i disegni, perché li ho trovati molto delicati, con queste linee morbide. Mi è piaciuto tanto il contrasto fra scene così cupe, fredde, e altre invece con colori più caldi. Mi è piaciuto tantissimo il modo in cui viene rappresentata la paura di Epiphanie, perché più che paurosa l'ho trovata tenerissima, mi ha fatto tanta tenerezza, mi è piaciuto veramente molto. Questo fumetto, tra l'altro, è fra i finalisti per il premio Andersen, se non sbaglio, quindi un premio molto importante. Sono contenta, perché la storia è veramente molto delicata e io starei a guardare le tavole per ore e ore. Sono veramente affascinata da questi disegni. Ho letto poi In vacanza con il morto di Robbie Stevens, l'ho letto in digitale in prestito dalla biblioteca, non so quindi il prezzo di copertina, so che è edito da Mondadori, troverete poi il link qua sotto in descrizione. Questo è il secondo volume della serie Miss Detective di Robbie Stevens, avevo letto a luglio, se non sbaglio, il primo volume, ovvero Omicidi per signorine, perché è stata organizzata una read-along da Il filo di Arianna, Joriz e Book Lovers Army. Probabilmente già lo saprete, perché è uscito settimana scorsa il video annuncio, ma dal 16 al 22 leggeremo insieme il terzo libro di questa serie, ovvero Assassinio in prima classe. Mi mancava il secondo volume, quindi l'ho recuperato velocemente in digitale, l'ho letto e mi è piaciuto ancora di più rispetto al primo. Si tratta di una serie mystery giallo che si ispira tantissimo a Sherlock Holmes e Agatha Christie. Le protagoniste sono due ragazze di 14 anni, mi sembra, e In vacanza con il morto la storia è ambientata a casa di una delle due protagoniste, Daisy. Infatti uno degli ospiti viene ritrovato morto poco dopo il tè organizzato per il compleanno di Daisy. Inizia quindi così un'indagine per scoprire se è semplicemente morte naturale, è stato avvelenato, che cosa sarà successo? Questa storia l'ho trovata meno prevedibile rispetto alla precedente, anche i personaggi mi sono piaciuti di più, non Daisy, che la trovo irritante e un po' presuntuosa alle volte, mentre Hazel, che è la ragazza che ci racconta la storia, mi piace sempre di più. È un romanzo che non parla esclusivamente del caso, dell'indagine, diciamo, non ufficiale che viene svolta da queste ragazze, ma parla tanto anche di amicizia e è una cosa che apprezzo molto. L'indagine nel complesso l'ho trovata accattivante, come vi dicevo non era scontata a parer mio, e mi ha ricordato tanto un giallo della Christie, in particolare di Poirot, e anche il prossimo nella serie, ovvero Assassinio in prima classe, si ispira a Assassinio sull'Orient Express, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Ho abbastanza alte aspettative, spero di non rimanere delusa. Visto che ormai stiamo parlando di crime, vi cito anche Il terrore viene proposta di Agatha Christie, edito da Mondadori al prezzo di 9 euro. Se non sbaglio è il secondo o terzo romanzo su Miss Marple che leggo, e a differenza del precedente, ovvero La morte nel villaggio, questo mi è piaciuto meno. Allora, innanzitutto il protagonista della storia è un pilota, se non sbaglio, ferito comunque durante una missione o durante la guerra, quindi deve stare a riposo, per questo si trasferisce in un paesino abbastanza piccolo in campagna che pensa essere tranquillo, va lì con la sorella e trova tutto tranne che la tranquillità, perché infatti iniziano a circolare delle lettere anonime
molto accusatorie, molto cattive nei confronti degli abitanti e vengono indirizzate veramente a chiunque, anche a loro che sono appena arrivati. Sono talmente maligne queste lettere che portano al suicidio di una donna. Il caso in sé l'ho trovato veramente molto interessante, abbastanza macchinoso. Io purtroppo sapevo già la conclusione di questo romanzo perché ho visto l'adattamento in TV, me lo ricordavo molto bene, quindi non ci sono state grandi sorprese da quel punto di vista, però è stato comunque molto interessante leggere il romanzo perché si entra un po' meglio nella psicologia, diciamo, dei personaggi, cosa che secondo me era stata affrontata molto meglio in La morte nel villaggio. Qui l'ho trovato molto carente, c'erano degli spunti secondo me molto interessanti, ad esempio indagare la mentalità di una persona talmente invidiosa degli altri, talmente rancorosa, tanto da mandare delle lettere anonime per l'appunto, tanto da cercare di togliere la vita a qualcuno. Insomma, c'erano secondo me diversi spunti interessanti, però detto questo il caso è stato comunque molto interessante. Come dicevo, Miss Marple praticamente inesistente in questo romanzo. Però Jerry, il protagonista di questa storia, la voce narrante del romanzo, mi è piaciuto comunque come investigatore, diciamo, non ufficiale, perché ha un grande spirito di osservazione, afferra più cose di quanto lui non creda. Mi è piaciuto molto anche il suo rapporto con Megan, uno dei personaggi di questa storia, una ragazza di 20 anni che però ha un atteggiamento abbastanza infantile, trascurato, e quindi tende a dimostrarne di meno. E mi ha colpito anche il modo in cui gli abitanti del paese giudicavano questa ragazza, la trattavano in maniera veramente meschina e orribile, e purtroppo è una cosa che capita spesso nei piccoli paesi. Io purtroppo vivo in un piccolo paese, quindi capisco. Avevo iniziato a leggere questo romanzo per approfondire un po' di più la figura di Miss Marple, ma purtroppo è praticamente inesistente in questa storia, quindi è una cosa che un po' mi è mancata. Un po', non più di tanto, perché comunque l'indagine prosegue anche senza il suo intervento, diciamo. Ha sicuramente una marcia in più nella parte in cui si presenta, però ecco, tutto sommato è stato un giallo veramente molto interessante, soprattutto per la presenza di piccolissimi dettagli che ci vengono forniti all'interno della storia, ma che magari non tutti afferrerebbero, non tutti noterebbero, e è veramente una maestra del giallo la Christie. Ho letto poi Indomite di Penelope Bageux, edito da Bao Publishing al prezzo di 20 euro. Questo si tratta del primo volume in cui l'autrice raccoglie alcune storie di donne molto importanti che hanno saputo abbattere tanti pregiudizi, tanti ostacoli, insomma donne che fanno ciò che vogliono, come c'è scritto anche in copertina. È un fumetto che ho trovato estremamente interessante, innanzitutto perché mi ha permesso di conoscere alcune figure di cui magari avevo sentito soltanto accennare o che proprio non conoscevo. Inoltre, l'autrice racconta queste storie in maniera molto ironica, ed è una cosa che ho apprezzato tanto, perché nonostante magari si stesse parlando di qualcosa di molto importante, c'era questo lato più ironico che smorzava un po' i toni, soprattutto in certi momenti in cui pensare a come venivano trattate le donne mi faceva proprio tanta tristezza, soprattutto perché ancora oggi certe cose non sono cambiate più di tanto. È un fumetto di fortissima ispirazione, leggere di queste donne che hanno saputo farsi valere, che hanno saputo affrontare qualsiasi cosa, mi ha dato una grandissima carica, è stata una grande fonte di ispirazione per me. In questo momento invece sto leggendo Guida tascabile per maniaci dei libri, edito da Clichy al prezzo di 12 euro. Questo libro è stato scritto da un gruppo, ovvero The Bookfuls Bunch, ed è praticamente, come dice il titolo, una guida per chi ama tantissimo i libri, ma soprattutto per chi vorrebbe scoprire qualcosa di più, qualcosa di veramente particolare. Io infatti lo sto sfogliando di tanto in tanto perché trovo delle chicche assurde. Innanzitutto all'inizio ci sono ad esempio i 1000 libri fondamentali, quelli che diciamo bisognerebbe leggere. Ci sono poi alcuni incipit di libri altrettanto famosi, sono elencati ad esempio i premi Nobel per la letteratura, ma anche altri premi, le classifiche ad esempio dei best seller. C'è una sezione dedicata anche alle ricette dei cibi o bevande che si trovano in alcuni romanzi famosi. C'è una ricetta anche di Kitchen di Banana Yoshimoto. Insomma,
c'è veramente di tutto. Come vi dicevo, non lo sto leggendo in maniera lineare, continua, ma lo sfoglio ogni tanto perché è veramente curioso, mi piace perdermi e scoprire delle curiosità così particolari. Non lo so, è veramente formidabile, secondo me è il libro da avere se vi piace leggere, se vi piace la letteratura, se vi piacciono i libri. Mi sono dimenticata di tirarlo giù dalla libreria, perdonate la mia pigrizia, ma la lettura che ho intenzione di fare subito dopo è il secondo volume di The Promised Neverland. Sono rimasta molto colpita da questo primo volume, sono curiosa di leggere immediatamente il seguito per vedere se effettivamente la storia prenderà quel lato drammatico che si accennava all'inizio. Queste erano quindi tutte le mie ultime letture, fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete letto uno dei libri o fumetti che ho citato oggi, se avete dei consigli, che cosa state leggendo in questo periodo, insomma, sono molto curiosa. Sempre in descrizione trovate anche il canale Telegram in cui vi tengo aggiornati sulle ultime uscite non solo del canale ma anche del blog, ogni tanto vi mando immagini, video, vocali, insomma. Cerco di condividere il più possibile con voi quello che accade dietro la videocamera e vi consiglio di seguirmi anche su Instagram perché spesso gli unboxing, gli ultimi arrivi, le opinioni a caldo le condivido proprio nelle stories o sotto le foto che pubblico su Instagram. Quindi se siete curiosi mi trovate come Cibis The Way anche lì. Detto questo, vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!